Libera D'Amelio, sul tavolo ci sono una serie di questioni illustrate oggi in conferenza stampa, tra le altre un esposto in procura per un passaggio consigliare su un tema peraltro già trattato, poi c'è la questione dell'assunzione di un componente dello staff all'interno del comune di Tortoreto. Tematiche estremamente importanti entrambe, parto dall'ultima, quella riguardante l'assunzione dell'incarico conferito a Massimo Marconi. Per noi rimane un mistero risolto, ma non perché dobbiamo entrare in quelle che sono le scelte fiduciarie del sindaco Piccioni, ma perché le valutazioni sulla base dei curricula è una guarentigia proprio per l'agire dell'amministrazione tutta. E dato che si parla di un interesse pubblico che è dato proprio dal denaro pubblico, cioè di noi contribuenti tortoretani, l'oggetto, il tema sul quale noi stiamo qui disquisendo, ci sembra quantomeno e quantomai doveroso da parte del sindaco, a parità di tutti i titolati curricula che sono pervenuti, che lo stesso sindaco Piccioni appunto fornisse una risposta chiara su quali logiche abbiano motivatamente portato lo stesso a decidere su Massimo Marconi. Massimo Marconi, che ricordo essere il capo dell'opposizione ad Alba Adriatica, che si è messo in aspettativa non retribuita per fare l'opposizione e che oggi viene pagato da noi tortoretani per essere persona di fiducia nello staff del sindaco. Ci sono tutta una serie di problematiche. Come consiglieri comunali abbiamo necessità di accedere agli atti, abbiamo diritto di poter averne visione. Mi spiaccio che queste risposte non arrivino totali, perché sono pervenute soltanto i nominativi degli istanti che hanno presentato questa richiesta e non ovviamente questi curricula. Noi insisteremo con questa richiesta e motivatamente attendiamo da par loro risposta. Per quanto riguarda l'esposto, scusatemi anche qui il gioco di parole, è una pagina brutta perché è serpeggiato nella comunità tortoretana qualcosa che a me non è piaciuto, quasi che noi potessimo passare come giustizieri della notte che si mettono a fare bellamente esposti nei confronti dell'amministrazione. Assolutamente no, non è questo il motivo. Noi, posto un problema serio a carattere umanistico, edilizio, con dei risvolti a nostro giudizio apparentemente anche di rilevanza penale, abbiamo ritenuto, a tutela anche di tutta la categoria dei costruttori che in maniera importante e impegnata si dedicano al nostro territorio, abbiamo ritenuto opportuno fare una segnalazione, un esposto alle autorità competenti affinché si vigilasse e venisse dipanata questa matassa. Saranno le autorità competenti a verificare. Certo è che se ogni costruttore costruisce e nel mentre costruisce si appropria così immotivatamente o distrattamente, voglio usare anche questo avverbio, di suolo pubblico e poi viene in consiglio comunale per farselo ratificare con una proposta di permuta, qualche dubbio sulla bontà, non dico non entro sul discorso di perché o meno l'abbia fatto, ma sulla bontà della proposta di permuta pervenuta non ce lo dobbiamo porre, e quindi abbiamo attenzionato chi di competenza.